Hanno passato la notte nella sede dell'ASL Salerno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che stanno protestando contro i tagli, la carenza di posti letto nelle strutture ospedaliere, l'ingolfamento dei pronto soccorso provinciali e contro il blocco dei fondi pari a circa 14 milioni di euro, disponibili per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, per la fascia, per la produttività collettiva, per le posizioni organizzative e per i coordinamenti nuovi, fissi e variabili, che denunciano i sindacati. Il direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante, si rifiuta di utilizzare. Le sigle sindacali hanno anche avuto un incontro ieri con Squillante che si è concluso con un nulla di fatto. Le ultime notizie, dopo l'occupazione continuata anche stanotte, sono relative alle dichiarazioni del manager dell'ASL, il quale si dice in attesa di una risposta da parte della struttura commissariale di Napoli, che dovrebbe dare l'ok per l'utilizzo dei fondi. Margaret Cittadino, della CGIL, spiega ai nostri microfoni le motivazioni della protesta. I lavoratori qua stamattina stanno per due motivi: uno, avere dei soldi contrattuali che a loro toccavano dal 2010, quindi sono soldi nostri e del comparto, mentre sono stati sprecati in quest'anno milioni e milioni di euro per pagare i turni aggiuntivi ai medici. Anche là si potevano assumere personale medico a tempo determinato. Due, per avere la proroga di lavoratori che rischiano di essere licenziati già a febbraio, che sono lavoratori atipici, lavoratori a tempo determinato e hanno la proroga fino a febbraio. Noi abbiamo chiesto il riconoscimento dei diritti economici e la proroga per questi lavoratori almeno fino a dicembre, per verificare le conseguenze del Job Act su questi lavoratori e verificare quelli che sono il futuro e i destini della sanità nel nostro territorio. Noi vogliamo l'internalizzazione dell'assistenza domiciliare integrata, che è stata data in appalto e non si controlla. Vogliamo la gestione diretta degli screening oncologici, che è una cosa gravissima, per cui non si sa qual è il responso per pazienti e per cittadini affetti da tumore. Vogliamo il riconoscimento per i soldi che i lavoratori dell'ASL Salerno aspettano dal 2010.